Siamo qui oggi in questa sede di Innovation Square che opera tante attività di innovazione e di start-up. Qui oggi per presentare questa iniziativa molto interessante, nata 3 anni fa da imprenditori della provincia di Trento, si chiama Industrio ed è praticamente una holding di imprenditori già affermati, diciamo. E in questo momento sono 10, hanno formato questa holding che investe in start-up. E diciamo che sono start-up già un po' più mature rispetto a quelle ad esempio di Nuove Idee e Nuove Imprese, in cui appunto un gruppo di imprenditori ha investito, quindi ha investito in 10 di queste start-up, e scegliendole tra 1000, ha fatto una call in cui ha selezionato 1000 start-up, ha investito 1 milione in queste, 2 sono state già rivendute, e quindi è un'esperienza di successo che noi vogliamo così discutere con loro, con l'ingegner Maglioni che è il presidente dell'Industrio, e vedere anche la possibilità assieme a loro se questo modello si può replicare a Rimini, con le imprese di Rimini. Perché è importante per le imprese avere una rete di riferimento proprio su questo tema? Dunque, la collaborazione con l'Industria è per utilizzare le loro esperienze, perché mi sembra un modello interessante che ha funzionato e specialmente focalizzato su imprese di tipo industriali, su start-up di tipo industriale, quindi interessante anche per il nostro territorio. In questo tipo di attività conviene avere una rete, perché la ricerca delle start-up ad esempio deve avvenire a livello nazionale e internazionale, invece le imprese che investono in loro potrebbero essere qui quelle della nostra zona, senza porci dei limiti comunque. Come nasce Industrio e quali sono i suoi obiettivi? Industrio nasce in Trentino circa 3 anni fa, tra alcuni imprenditori business angel locali, quindi un acceleratore privato che nasce con l'obiettivo di selezionare startup talentuose e aiutarle ad andare sul mercato con lo sviluppo di un prodotto. Dalla vostra esperienza, qual è la maturità delle imprese sul tema startup? In Italia effettivamente c'è la necessità di questi soggetti acceleratori che aiutano queste imprese, che sono tipicamente dei team con delle idee che nascono dal mondo accademico, dall'università o dai centri di ricerca, sono mature dal punto di vista tecnologico ma non dal punto di vista del business e della strategia aziendale, quindi è necessario un accompagnamento e un'accelerazione su questi aspetti. L'Industrio acceleratore privato fornisce un seed money, quindi un capitale iniziale che aiuta l'azienda a svilupparsi, ma soprattutto competenze e tecnologie che vengono fornite tramite una rete di partner industriali, di mentori e di manager molto esperti che aiutano i giovani, la startup, a crescere molto velocemente. Acceleratore Industrio, e anche diciamo, nella sua evoluzione futura di aprire altri nodi, deve guardare alle esigenze delle aziende, in particolare alle aziende del territorio. Un acceleratore deve collocarsi in un distretto industriale, seguire le smart specialization del territorio. Sempre di più le aziende vogliono fare innovazione, ricerca e sviluppo anche acquisendo dei brevetti, del know-how, dei team e delle start-up. Quindi è un modo per fare open innovation e fornire questa open innovation alle aziende del territorio. L'attenzione è molto alta certamente, perché riteniamo che in una fase come questa incoraggiare qualsiasi tipo di iniziativa, che sia fatta da giovani, che sia fatta da meno giovani, comunque qualsiasi iniziativa di imprese nuove che nascono, o comunque qualsiasi iniziativa che fa in modo che imprese appena nate possano crescere, credo sia assolutamente da appoggiare e da incoraggiare. E questo è il tema per cui oggi ci troviamo qua appunto a parlare di start-up e come poter far crescere queste start-up. Credo sia il nostro futuro, credo sia un modo per incoraggiare i giovani, che certamente non tutti potranno fare gli imprenditori, ma credo sia il nostro dovere fare in modo di facilitare e agevolare chi di loro voglia un domani fare l'imprenditore. L'obiettivo è anche creare nel territorio una rete, un sistema proprio dedicato alle start-up. Sì, una rete, un sistema dedicato alle start-up, da qui Nuove Idee, Nuove Imprese, che è già una struttura che esiste e che funziona bene. In questo senso, in questa rete, credo venga anche molto utile e sia fondamentale l'apporto dell'università. In una fase come questa, abbastanza delicata per l'università del nostro territorio, credo questa sia una conferma dell'importanza dell'università nel nostro territorio, perché certamente il fatto di avere incubatori all'interno dell'università è uno degli aspetti fondamentali perché possono avere successo.